io devo andare a mangiare. Un gol liberatorio per te, ma soprattutto per la Roma che stava faticando per questo Chievo. Sì, è vero, stavamo faticando, però è vero che comunque il Chievo, diciamo che stasera non ha giocato a calcio, ha fatto solamente dell'ostruzionismo. Comunque è una tattica di gioco, è difficile trovare spazi quando comunque vengono qui a Roma e si mettono in 8-9 dietro la palla, però alla fine poi hanno mollato e siamo riusciti a sbloccare il risultato. C'è stata un po' di sofferenza, ci mancano alcuni giocatori che magari in queste partite possono dare la profondità, come Gervinho, tipo nel secondo tempo si sono aperti un po' dopo il gol, però io, Adem, comunque siamo giocatori che hanno la velocità di Gervinho oppure la capacità di tenere la palla come Francesco, però ci stiamo adattando, stiamo portando a casa delle vittorie, quindi sarà meglio anche quando ritorneranno a Roma. Un gol che fa entrare la Roma nella storia con queste 10 vittorie consecutive. Sì, il destino ha voluto lo facessi io, sono ben felice di questo e siamo tutti davvero contenti di aver portato questa società nella storia e siamo contenti tutti noi giocatori, staff, di essere entrati nella storia con questa maglia. Se no io faccio anche un altro, non so, ma secondo te questa Roma deve credere alla possibilità di vincere il titolo adesso dopo questo record incredibile? Ma adesso è ancora un po' prestino. Stiamo viaggiando davvero forte, comunque nessuno se l'aspettava. Comunque l'obiettivo adesso è guardare la quarta. Abbiamo staccato ancora di più la quarta, poi sia a marzo, fine marzo, aprile siamo ancora lì, comunque c'è da crederci, però è davvero ancora molto lunga. Però con questi numeri come fa? Come ci si fa a nascondere? Quando abbiamo giocato 10 partite, ne mancano altre 28. E sono lunghe, quindi davvero ne parleremo verso fine marzo. Adesso cerchiamo di staccare sempre di più la quarta, che poi è l'obiettivo che ci eravamo prefissati all'inizio dell'anno, quindi entrare in Europa. Temete la pressione da primato? No, ce l'hanno più loro, gli altri la pressione. Sono stati costruiti per vincere lo scudetto, noi siamo stati costruiti per andare in Europa e siamo ben contenti del campionato che stiamo facendo. Grazie.